siamo presso l'Istituto IPC Podesti Calzecchi Onesti di Ancona e siamo con la professoressa Donatella Linguiti e siamo qui per chiederle cos'è Libera. Bene, allora la nostra scuola si è aderito all'associazione Libera, si è associata. Libera è appunto un'associazione che si occupa della lotta contro la criminalità organizzata. È un'associazione nata per l'impulso di Don Luigi Ciotti e fa una grandissima attività sia di sostegno ai familiari delle vittime di mafia, di tutte le mafie, ma fa anche un grosso lavoro di informazione su questo terreno. Pubblica una rivista mensile, una news che arriva via internet, mettendo sotto i riflettori i fatti che accadono e di cui non, molto spesso non si parla. Uno degli elementi che sono particolarmente sottolineati sono le collusioni tra economia e mafia, e tutte le mafie. Tema molto importante in questo momento, soprattutto per i paesi europei, dove gran parte della crisi economica è legata anche alle banche. E uno dei temi centrali, per esempio, è il riciclaggio del denaro sporco che avviene tramite le banche europee e americane. Insomma, se leggiamo qualche dato, vediamo che una grossa quota, no, di soldi che circola nelle banche e proviene appunto da atti mafiosi e criminali. La scuola si è associata a Libera perché uno dei temi del nostro progetto educativo è proprio l'educazione alla legalità. Può sembrare strano perché Ancona non è una città dove si percepisce molto il fenomeno mafioso, paramafioso, ma invece c'è anche qui. Se vedete le relazioni prodotte dal Tribunale d'Ancona, si cominciano a leggere dati che riguardano infiltrazioni camorristiche piuttosto che della 'Ndrangheta o della Sacra Corona Unita proprio nella nostra regione. E quindi è bene che di questi fenomeni si tenga conto, in modo particolare sul versante, per quello che ci riguarda, sul versante del narcotraffico. Volevo chiederle se una scuola volesse aderire a questo progetto e iniziare a partecipare, a far parte di Libera, come può fare, come si deve muovere? È facilissimo, perché Libera c'ha un sito, basta andare su internet, Libera Associazione, c'è una parte del sito che serve proprio per diventare soci. Lo si può fare in diverse forme, il contributo è libero, anche ognuno di noi personalmente si può associare, è un'associazione di volontariato. E quindi seguendo le istruzioni ci si associa. La scuola ha scelto l'associazione con la rivista in cartaceo e quindi la quota per la scuola è stata di 40 euro, quindi non è neanche una cifra eccessiva. Poi Libera propone dei progetti formativi, perché c'è una sezione di Libera che si occupa appunto di formazione. Il motto, diciamo così, è che la scuola è fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata. Può fare molto di più la scuola di quanto non possano fare tante altre istituzioni. E quindi Libera sostiene, promuove progetti di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e di educazione alla legalità su questo tema. Quest'anno il progetto proposto per le scuole superiori era proprio un progetto sul narcotraffico, a cui noi abbiamo aderito. Ma non, un conto è l'adesione all'associazione, un conto sono i progetti. Cioè, si può aderire all'associazione e inventarsi, diciamo, il modo di contribuire secondo le nostre caratteristiche, le caratteristiche della scuola, diciamo. Oppure si può anche, ma non è fondamentale, aderire ai progetti che propongono loro. Noi l'anno scorso abbiamo celebrato, e anche quest'anno, la giornata della memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie, e abbiamo fatto un lavoro, cioè un nostro progetto, non un progetto promosso da Libera, sempre nei temi e in sintonia con l'associazione Libera, tant'è vero che qui davanti all'atrio c'è un albero che abbiamo piantato, che abbiamo chiamato l'albero della memoria, e se girate all'esterno vedrete che ci sono le targhette di
tante vittime della mafia, come insomma, Falcone, Borsellino, Chinnici, ma anche tante persone non note, soprattutto persone non così note come questi magistrati importantissimi per la nostra storia, che però appunto hanno uomini di Stato che hanno dato la vita nella lotta contro la criminalità organizzata. Da quanto tempo siete associati a Libera? L'associazione formale l'abbiamo fatta quest'anno, dopo aver, diciamo, nei due anni precedenti comunque collaborato senza essere associati. Quindi quest'anno il collegio docenti ha deliberato l'associazione formale, quindi siamo soci a tutti gli effetti. E lo consigli ad altre scuole di aderire? Sicuramente sì, io credo che la scuola, tutte le scuole, la nostra in modo particolare, che è una scuola professionale, accanto a quello che è, diciamo, l'insegnamento disciplinare che comunque si deve fare, abbia un'altra funzione, cioè la funzione di preparare i ragazzi a diventare cittadini europei e cittadini del mondo. E non si può essere cittadini se non c'è coscienza di quello che ci circonda e se non c'è una coscienza, come posso dire, una consapevolezza, un'idea, un valore della giustizia, cosa che io credo che in questo periodo sia molto evanescente, soprattutto nei giovani, e quindi lavorare con Libera, anche con altre associazioni, ma in modo particolare con Libera, consente di affrontare temi legati alla legalità partendo dalle situazioni reali e concrete e vedendo esattamente che cosa producono, quindi non in modo, come dire, moralistico, ma realistico, direi io. Quindi io ritengo che sia un buon approccio a questi temi. Quali sono gli impegni che una scuola decide di prendersi quando decide di associarsi a Libera, oltre ai progetti e queste attività che Libera propone? Gli impegni sono sempre una libera scelta. L'associazione non ti vincola, nel senso che aderisci perché credi, diciamo, devi condividere gli obiettivi di questa associazione, quindi i valori che sono alla base di questa associazione. Quindi l'impegno per la scuola è fare educazione alla legalità, principalmente. Poi come farlo è una scelta di ogni scuola ed è una scelta che, se è condivisa tra tutte le componenti ovviamente della scuola, diventa molto più efficace, perché l'educazione alla legalità si può fare in tanti modi. Allora, se si condivide, si può partecipare. Noi per esempio ad alcuni alunni io ho proposto l'adesione ai campi che si fanno, i campi estivi che si fanno, che Libera organizza su beni confiscati alla mafia, quindi si può partecipare a queste attività, ripristino dei beni sottratti alla mafia. Si può partecipare con progettazioni didattiche, con progetti che però ognuno si costruisce, diciamo, in base alle specificità della scuola. Poi si può aderire a alle proposte formative che Libera fa alle scuole, usufruendo anche di un supporto didattico, perché Libera mette a disposizione tanti materiali, quindi può aiutarci nel costruire appunto il progetto stesso. Ma non si è vincolati, come dicevo, un'associazione di volontariato, quindi la cosa fondamentale è aderire ai valori che questa associazione propone e poi su questi valori costruire attività che, ovviamente, essendo questa una scuola, sono attività formative. Vuole lasciare un messaggio alle altre scuole come incitamento, come invito ad associarsi a Libera, per concludere l'intervista? Ma io un messaggio che avevo già lanciato, sì, associarsi a Libera è un atto di coraggio in una società dove il coraggio sembra l'ultima cosa che conta, ed è anche un atto di assunzione di responsabilità. Io credo che oggi sia importantissimo assumersi responsabilità in prima persona, sia individuali che sociali. La scuola è un'istituzione dello Stato, è un'istituzione quindi che ha anche una funzione sociale. In questo senso credo importante che le scuole scelgano attività legate appunto a un'identità di questo tipo.
questo è il messaggio alle scuole. Il messaggio ai ragazzi, che mi sembra molto più importante invece, associatevi voi, cominciate a conoscerla e associatevi in prima persona. Potete scegliere quello che, il contributo che volete dare, perché appunto non, chi ha poco tempo può dare poco, chi ce n'ha di più può dare di più, ma l'importante è esserci. E appunto, secondo me, oggi la cosa più importante che noi possiamo insegnare ai nostri studenti è quello di prendere coscienza delle cose e di agire, cioè assumersi le responsabilità, non pensare sempre che ci sia qualcun altro, no, che deve cambiare le cose si cambiano se noi le vogliamo cambiare. Quindi questo è il mio messaggio agli studenti. L'ultima domanda, volevo chiederle ai ragazzi come hanno reagito a questa, a questo progetto, come si sono trovati e se per loro è fruttata la legalità e hanno capito bene come funziona, dove possono aggrapparsi e come possono fare volontariato per far ripristinare quello che è la legalità e la sua mentalità. Ovviamente la presa di coscienza è sempre personale, quindi parlare di ragazzi e dare una risposta unica è sbagliato, nel senso che lavorando con le classi c'è chi è più interessato, chi è più sensibile, chi ha fatto, diciamo, 100 passi, chi ne ha fatti 99 e chi ne ha fatti 2. No? Insegnare, l'insegnamento è così, cioè si semina, noi seminiamo man mano e poi pian piano si raccogliono i risultati, non ce l'hai mai sempre tutti immediatamente e subito. Poi le due classi che stanno partecipando quest'anno al progetto specifico di Libera, che prevede la produzione di un video, ovviamente attraverso la produzione del video, che è un'attività diversa da quelle usuali, è molto più facile approcciare questi contenuti e quindi sono molto più presi dall'attività rispetto a chi magari ha cominciato a riflettere su queste tematiche in una maniera più tradizionale.